Poi ho preso Waterproof Liquid Eyeliner marrone ed è il Coffee. Poi ho preso il Trendsetter che è un Mineral Lip Gloss ed è questo colore qua, molto carino questo colore, veramente molto molto carino. È un rosa molto scuro, tendente quasi al viola, con dei riflessi argentati e dorati anche, credo. Veramente molto molto carino. Molto molto carino. Ok, questo. Poi ho preso il Minty Lip Gloss, anche questo visto che della Nina Studio, visto che è molto consigliato. Ho preso il Nashville, non so cosa vedete perché è scritto proprio in piccolo piccolo piccolo. Il Nashville ed è questo colore qua, che è questo rosa molto chiaro, molto nudo, diciamo, carino, proprio carino, e dà dei riflessi, ha dei piccolissimi brillantini dentro, piccoli piccoli proprio, molto carino. Poi ho preso il lip stain Lip Stain, non trovo il numero, questo qua comunque, questo colore qua, non trovo il numero ragazze, non so perché, comunque è questo colore qua, molto carino, bellissimo questo colore, è un salmone molto molto acceso. Bello, e ha dei brillantini piccolissimi dentro. Bello, bello. Qua c'è un codice, non so se è questo. Comunque, 82503. Poi ho preso la Eye Transformer, la palette della Nina Studio con gli ombretti chiari e vola di petti con gli ombretti chiari shimmer, molto carina, anche se non so, mi sembrano troppo chiari perché possano trasformare qualcosa, però vabbè, proveremo. Anche qua c'è lo stesso pennellino che c'è in quella dei correttori. Ed è carino, molto molto carino. Il pennellino comunque è uguale, assolutamente identico. Questa, poi per finire, ho preso un pennello della Linea Studio, questo qua, che è il Powder Brush, ed è quello piatto in pratica. Ve lo faccio vedere. È un po' deformato, però è questo qua che dovrebbe essere tondo e piatto ed è veramente morbidissimo. Questo è veramente molto molto buono. Indubbiamente le setole non sono vere, cioè sono sintetiche, però veramente morbidissimo, morbidissimissimissimo. Molto carino, molto molto carino. Ok, queste sono le cose che ho preso della ELF, se avete consigli, pareri, scrivetemi tutto qua sotto. Io vi saluto, vi mando come al solito un mega bacio e alla prossima. Ciao!